Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti quest'oggi alla recensione di questa telecamera Axio che è una 1280x720, quindi si può già definire un'alta risoluzione. Un po' meno del Full HD, ma come potrete vedere dalle immagini, registra e si vede molto bene. Nella confezione viene dato il supporto da fissare a muro dove si può mettere la telecamera. O girata in questo modo, quindi al contrario, e non c'è da aver paura perché nelle impostazioni si può anche impostare di girare la visione, oppure si può attaccare in questo modo e quindi la telecamera risulterebbe perfettamente sopra. È una telecamera IP che non ha problemi di IP fisso o dinamico, quindi perché si appoggia ad un'applicazione molto semplice. Oltre al supporto viene dato anche il trasformatore che ho già provveduto a collegare e un cavo di rete che in questo momento collego alla telecamera. La telecamera si accende da sola, non ha bisogno di interruttori e non so se riesco a farvelo vedere, ha un ingresso per la micro SD. La micro SD fino a 32 giga serve per poter fare delle registrazioni e che rimangono appunto sulla micro SD. Dopo qualche secondo che la telecamera è stata messa in funzione, come potete vedere, farà una specie di check-in, farà un movimento rotatorio per tutti i suoi due assi. Quindi per capire se ci sono dei problemi di malfunzionamento o altro. Poi si fermerà e in questo caso appunto vuol dire che non ci sono problemi. Grazie ai suoi LED ad infrarossi è possibile anche una visione notturna. Quindi direi che non ci sono problemi. Ha anche degli altoparlanti incorporati ed anche un microfono. Perché poi vi spiegherò a cosa servono. Allora, per prima cosa, per far funzionare questa IP camera, bisogna scaricare nel libretto delle istruzioni un'applicazione che si chiama MIPC MIPC. C'è sia per sistemi iOS, quindi per device iPhone, iPad e device Apple, oppure per device Android. Basta far leggere dal proprio smartphone il QR code e l'applicazione verrà scaricata. L'applicazione è questa. All'inizio vi chiederà di inserire nome utente e password. Niente di più semplice, non c'è bisogno di fare niente di strano, basta. Sotto la telecamera abbiamo un altro codice QR. Bisogna schiacciare qua a fianco all'applicazione. In questo caso si aprirà il lettore dei codici QR in automatico e far leggere di sotto della telecamera il codice QR stesso. Comparirà direttamente il numero di seriale della telecamera e la password in automatico, che sarà admin in questo caso. Quindi bisognerà accedere. Una volta che abbiamo fatto l'apertura dell'applicazione, ci chiederà immediatamente di cambiare la password. Io l'ho già fatto, ora cambierò la password che ho messo prima. Una volta fatto l'accesso, chiederà di configurare anche la cam con il wifi di casa. Quindi bisognerà selezionare il nome del vostro router, quindi con il nome del vostro wifi di casa, e poi mettere la password che avete per entrare normalmente in casa quando usate gli smartphone. Ora io in questo caso non la userò con il wifi di casa, ma attaccato tramite cavo LAN, quindi faccio direttamente salta. La camera è già in funzione.
Ok, queste sono le immagini in real time che vengono dalla camera. Logicamente si può spostare, infatti vedete. Tra l'altro è una IP camera praticamente in tempo reale. Altre IP camera hanno un lag di 5-6 secondi, invece questa qua è proprio, vedete, praticamente ha un lag neanche di un secondo. Per poter spostare la camera, facciamo così, forse riusciamo a vedere meglio. Basta trascinare il dito, vedete che si sposta la cam e cambia anche l'inquadratura. Vedete? Le immagini sono veramente chiare, buone, ottime, anzi direi. E ci sono appunto delle icone qua sopra. Queste icone servono per abilitare l'altoparlante. In questo caso, essendo vicino con lo smartphone, ci sono dei problemi di ritorno. Far funzionare anche il microfono dello smartphone. Il microfono dello smartphone. Sentite come tra l'altro si sente anche bene l'altoparlante della camera. Poi in più abbiamo la possibilità di fare delle fotografie, ok, di salvarle nel nostro smartphone e quindi non ci sono assolutamente problemi. Abbiamo live, l'impostazione della telecamera, le informazioni, la rete, il supporto di memoria, movimento e notifiche, rilevamento movimento di giorno, di notte, facciamo un'istantanea, la registrazione. Ci sono varie impostazioni che poi bisogna in qualche modo dare un'occhiata per poter appunto usare al meglio. Ma come potete e come avete visto, la camera si vede molto bene, tra l'altro in alto e in basso non c'è nessun problema, vedete? Direi che è veramente un'ottima IP cam, 1280x720 la risoluzione, si vede molto bene. Inserendo una scheda micro SD vi è anche la possibilità di fare delle registrazioni, quindi di andarsene a vedere quando uno ne ha bisogno, se dovessero arrivare dei ladri in casa. Direi che non c'è molto altro da dire, se non che appunto testata, funziona, direi bene, in tempo reale, come potete vedere, ha pochissimo lag, praticamente neanche un secondo di lag, quindi perfetta. Ne consiglio soprattutto a chi ha bisogno di un impianto di videosorveglianza in casa, spendendo davvero poco. Ciao a tutti e buona giornata.